presenza degli alunni della sezione ospedaliera della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo in quel di Verbania, che sono accompagnati dalle professoresse Palmina Trovato e Rita Torelli, che li hanno accompagnati in questo progetto che ha veramente proposto in 3 minuti, pensate, una quantità di bontà ed informazione notevole. Complimenti ragazzi! Bravi! Bravi! Un bel tifo c'è qui nel pubblico da Piazza del Santo. Bello padre Andrea, perché hai scelto questo video come vincitore? Allora, dobbiamo ammettere che sono arrivati molti video e molti erano di buona e molto buona qualità. Ma come avete visto qui, se posso usare un linguaggio giovanile, tanta roba davvero. Perché qui davvero avete visto che c'è una sinergia di un progetto didattico ben coordinato che prende in considerazione varie materie, anche quelle tecnologiche, l'uso del computer, perché anche le animazioni sono state fatte appunto come occasione di apprendimento di linguaggi, di software e di applicazioni. Quindi davvero il testo così pregnante e così orecchiabile, chissà che non diventi una hit dell'estate 2019, ci ha toccato il cuore ed era giusto premiare questo video. Beh, padre Andrea, ci sono già vicini il sito di Avvenire, ovviamente la testata cattolicissima della Conferenza Episcopale Italiana ha rilanciato il vostro video, quindi lo trovate veramente sulla testata di Avvenire. Complimenti. Allora ragazzi, voi siete una rappresentanza insieme alle vostre professoresse e ricevete da padre Oliviero una statuetta che porterete a tutti e che rappresenta la nostra vicinanza al vostro lavoro nel periodo in cui eravate ricoverati in questo Istituto Auxologico Italiano. E professoresse, complimenti credo per questo lavoro. Anche qui a Padova abbiamo una sezione ospedaliera della scuola. Ragazzi, sono state brave le vostre professoresse a proporvi questo. Grazie. Però per la scuola che afferisce all'Istituto Comprensivo Alto Verbano c'è la borsa di studio che consegniamo alle professoresse insieme al diploma di partecipazione che la professoressa Kaladic consegna a voi ragazzi. So che i ragazzi sono stati molti di più a partecipare, portate il nostro saluto, portate la nostra vicinanza a Piancavallo e credo anche a ragazzi che abitano in molte altre parti d'Italia. Grazie, complimenti e continuate così ragazzi. Grazie, bravi, bravi, bravi. Prego. Allora, nel mentre i ragazzi